L'ultima volta che ti ho fatto vedere la Death Cross, cioè l'incrocio della morte di Bitcoin, questo è crollato quasi del 50%, come del resto ti avevo predetto nel video dedicato. Era proprio uno di questi video, solo 3 volte nella sua storia, oppure anche questo, imminente movimento a 14.000 dollari. Ti avevo avvertito e come se avessi la palla di vetro, si è verificato quello che ti avevo detto. Beh, ci sta per essere un'altra Death Cross. Tutti sono molto bearish, l'ultima Death Cross è crollato in maniera prepotente il prezzo di Bitcoin, ma questa volta forse non sarà come l'altra. Seguimi, ti faccio vedere. Sto in giro in Corsica, se hai seguito il video precedente, magari alla fine del video ti faccio vedere anche 1 o 2 minuti di Corsica, se ti fa piacere, ti faccio vedere Algaiola. Se non prende bene internet, il segnale roaming e tutto, sto senza mouse, quindi sto col portatile in giro, abbi pazienza, ma ci tenevo veramente a farti vedere qualcosa che ho visto nel grafico e spero che ti dia valore aggiunto. Vedi, l'ultima volta l'incrocio della morte sui 3 giorni, te l'avevo detto, eravamo intorno ai 41-41 mila dollari, tutti già urlavano ai 69 mila, ritorniamo all'all time high, 100 mila, ci siamo. Quando invece, dopo che c'è stato questo incrocio della morte, considera che aveva rimbalzato qua sulla linea verde, come ti avevo detto, c'è stato da qua, dall'incrocio della morte, dalla Death Cross, un crollo pazzesco di più del 50%, del 57%. Ma adesso ci tengo a farti vedere lo stesso concetto sui 4 giorni. Qui stiamo sui 3 giorni, andiamo sui 4 giorni, me lo metto anche tra i preferiti, e come puoi vedere, eccolo qua. La Death Cross, l'incrocio della morte sui 4 giorni, è previsto all'incirca il 20 luglio, quindi veramente tra una settimana, meno di una settimana. Ma aspetta, non è come pensi, forse è una buona notizia. Vediamo che cosa ha fatto la Death Cross invece che sui 3, sui 4 giorni le altre volte. Questo è il Bitcoin Index, quindi abbiamo tutto lo storico. Mettiamoci auto e vediamo che cosa ha fatto la Death Cross quando le ultime volte ha incrociato sui 4 giorni. Mettiamoci questa barra verticale, eccola, era successo già il 29 gennaio 2019 e andiamo indietro nel tempo, è successo un'altra volta e basta, ed era il 2015, era qua, all'incirca il 22 febbraio 2015. Partiamo dal primo incrocio della morte, dalla prima Death Cross di febbraio 2015. Se questi contenuti ti sono utili, pollice all'insù, fammelo capire, perché ma sto in giro e volevo documentarti sia la Corsica e anche farti vedere di Bitcoin, un po' di travel blogger e anche trading. Guarda, la prima volta che è successo questo incrocio della morte sui 4 giorni, che cosa era successo? Se ci fai caso, qua c'era stato un bel crollo e poi c'è stato un altro crollo, un double bottom, ma se te ci fai caso è come se dopo che c'è stato l'incrocio della morte sui 4 giorni Bitcoin avesse già trovato il bottom. Poi per carità ci ha dato una seconda chance, vedi qua, stavamo a 174 dollari, ci ha dato una seconda chance proprio per i miscredenti e dopodiché se te continui è andato in su, molto in su. È andato molto in su ed ha fatto all'incirca il più 11.305% in 847 giorni, quindi quasi 2 anni e mezzo. Vediamo la volta successiva che cosa è successo. Abbiamo 2 volte questo incrocio della morte sui 4 giorni. Era il 29 gennaio 2015, 2019. Bitcoin stava intorno ai 3.586 dollari, ma come puoi vedere qua, te lo zoom perché non so te, ma io vedo molto piccolo, quindi per farti vedere meglio, vedi, già c'era stato anche qua, prima dell'incrocio della morte, a 3.138 dollari, il bottom, ovvero il valore più basso, per poi risalire. Quanto risalire? Ha fatto più un 347%. Poi però, come vedi, quando uno si trova in queste situazioni, pensa sempre la folla, tutte le persone che stanno là fuori, se leggi sui vari gruppi Facebook, non il mio, AC69, dove sei invitato, se sei mio studente, hai preso almeno uno dei corsi che trovi in descrizione scontati, sei il benvenuto nel mio gruppo chiuso e riservato, ma in tutti gli altri gruppi
vedi, leggi tutti i commenti dove la gente pensa che va ancora più giù. Invece in queste situazioni non è un consiglio finanziario, potrebbe essere una buona idea, potrebbe essere un'idea anche fare dollar cost average, non fare subito all-in, ma iniziare a comprare quando tutti hanno paura e tutti dicono che andrà più giù. Anch'io credevo andasse a 14.000 dollari, ma ho fatto dollar cost averaging, ho rispettato il mio piano di trading. Facci caso, qui aveva trovato il fondo, poi Bitcoin è clemente perché, come vedi, ha fatto qua un higher high, però comunque ti ha dato un'altra occasione, e anche qua comunque a 3.800 dollari ti ha dato un'altra occasione buy. Dopodiché, che cosa ha fatto dopo l'incrocio della morte a 4 giorni? Il resto è storia, perché dall'incrocio della morte qua intorno a 3.300 dollari, poi è arrivato a 70, 69.000, 68.000 dollari, ha fatto il più, quasi il 2.000%, il 1.915%. Ma abbiamo visto quindi che il prossimo incrocio della morte sui 4 giorni sarà intorno al 20-21 luglio 2022, quindi fra circa poco meno di una settimana. E quindi ci tenevo a far uscire questo video, a farti riflettere e a cercare di darti valore aggiunto a te che sei dall'altra parte. Farà sicuramente lo stesso quello che ha fatto Bitcoin le altre due volte, cioè nel 29 gennaio 2019 e il 22 febbraio 2015? Non è detto, ma quello che ti posso dire è che spesso la storia si ripete. Un'altra osservazione che ci tengo a farti vedere è questa. Quanto tempo è passato dal bottom all'incrocio della morte? Qui sono passati circa 40 giorni, ok? Qui all'altro incrocio della morte, dal bottom che era a 3.115 dollari circa all'incrocio della morte sui 4 giorni, sono passati circa 49 giorni. Di conseguenza, vediamo un po', se ipotizziamo che il bottom, quindi il fondo, il valore più basso sia questo qua, all'incirca 17.700 dollari, 17.000, mettiamo 800 dollari, in realtà un po' più in basso, arrotondiamo a 17.700 dollari, numeri pari che piacciono molto a Marco, e vediamo che qui tra l'incrocio della morte sui 4 giorni e il bottom sono passati, dovrebbero passare circa 36 giorni, quindi grosso modo siamo sulla tabella di marcia. Potrebbe essere questo dei 17.700 dollari il bottom. Questo te lo dico, numeri alla mano, grafico alla mano, ti sto leggendo il grafico, non è che ho la palla di vetro. Poi ti parlo anche del trading e quello che significa fare trading, questa è analisi tecnica e ti serve per fare trading. Quindi potrebbe essere un'idea iniziare a comprare, a fare dollar cost averaging, ovvero tutto il contrario di quello che dice la massa, la folla là fuori, tutti pensano che crolli di più. Sembrerà assurdo, ma questo è quello che ci dicono i grafici. Qua in Corsica addirittura, con internet in roaming che non va un cavolo connesso con il telefonino. Un'altra osservazione che ti volevo far notare è chissà che non ci dia anche un double bottom, quello sarebbe veramente un segnale potente e sarebbe anche una immensa occasione buy. Un double bottom magari con un higher high, ovvero un valore un po' più alto, intorno ai 18.000 dollari, vedi, già lo ha fatto comunque qua, è 18.600 dollari. Un altro indicatore che ti voglio far vedere, magari te lo faccio vedere domani o dopodomani, quindi non perdertelo, che secondo me ci indica ancora il bottom, ovvero che questo è uno dei valori più bassi che vedremo, e da adesso in poi magari sarà noioso, ovvero farà qualcosa qua nel canale e poi va in su, però ci vorrà un po' di tempo, magari andremo a finire al 2023, ma non escludo assolutamente, grafico e indicatori alla mano, che questo potrebbe essere 17.700-17.600 dollari circa il bottom per Bitcoin. Fammi sapere che cosa ne pensi, ti faccio vedere un po' di Corsica, un po' di Algaiola, qua è veramente fantastico. Metti pollice all'insù se questo contenuto, questi contenuti sono di tuo gradimento, ti sto dando valore aggiunto, iscriviti gratis al canale, clicca la campanellina, al canale ACI69, lo trovi qua, scrivi ACI69 su YouTube. Ti faccio vedere anche il gruppo Telegram, questo è gratuito, aperto a tutti, con i risultati che stiamo facendo nel nostro trading. Come vedi stiamo andando abbastanza bene, ogni tanto condivido anche
anche quello che faccio nei gruppi di trading, sia io che tutti gli altri, perché non solo da solo. Guarda qua, ad esempio, notizie, 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 inflazione, sigle, parole su parole, tutti bearish, tutti short. In ACI 69 tradiamo il grafico perché il grafico non mente mai. Il grafico diceva long almeno nei 20 minuti, e ora fissare il profitto del long, alzare lo stop loss. Erano tutti short qualche giorno fa perché parlavano tutti dei valori dell'inflazione. E io invece ho fatto long con leva al 10 e ho fatto un 15%, e poi però ho lasciato un po' correre, ho alzato lo stop loss, ho lasciato correre ed è stato un bel trade, veramente un bel trade, si è trasformato in un 22%, poi ho fatto molto di più. Perché? Poi ho fatto anche un altro ingresso, vedi, sei invitato a questo canale, questo è gratis, non sono i gruppi riservati che sono a pagamento, prevedono una quota, perché cerchiamo di dare anche valore aggiunto ogni tanto. Certo, fare trading dalla Corsica in giro non è il massimo. Però ogni tanto è anche bello fare trading intanto che stai in giro, no? Vedi, secondo ingresso su WU, è entrato su 20 minuti su questa candela, tutti bearish. A me piace andare un po' contro trend, toccata e fuga, viziaccio, vedi? Con questa candela sui 20 minuti ero andato long, e se puoi vedere i valori del grafico, WU è arrivato anche a 18. 0,18 centesimi. Insomma, è stato un bel long ed è stato un po' un contrarian. Chissà che anche ragionare un po' non al contrario, ma andare controcorrente, contro la massa, contro il gregge, contro le pecore, non giochi a nostro favore. Fammi sapere nei commenti sotto che cosa ne pensi di questo incrocio della morte sui 4 giorni. Ricordiamoci che il 3 giorni ci aveva preso, ti aveva, non dire che non te l'avevo detto, perché stavamo intorno ai 42.000 dollari quando ho fatto uscire quel video, ma sui 4 giorni questo è quello che ci dice il grafico. Stiamo a vedere, vediamo se il 20-21 luglio abbiamo trovato il bottom. Ti faccio vedere un po' di algaiola. Spero che questo contenuto sia di tuo gradimento. Pollice in su e condividilo su un gruppo per andare un po' controcorrente e vedere che cosa ne pensano gli altri. Da Leo, da ACI69 Trading, videoripetizioni.com. Un caro saluto, non perderti i 2 video che ti metto alla fine dopo un po' di Corsica, così ti faccio vedere. E ci vediamo domani o dopodomani con un altro indicatore che secondo me è molto 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 importante e spero ti dia valore aggiunto. Ti mando un caro saluto, pollice in su da Leo, ACI69.trading. Ciao! Siamo nella zona di Algaiola, Corsica. Questo è il trenino, adesso ve lo faccio vedere. Questo è il trenino della Balagna, le Balagne, la regione nord-ovest. È la regione nord-ovest ed è un trenino non elettrificato, un trenino ancora diesel che collega un po' tutta la costa. E questa è la città di Algaiola. Eccola qua. Adesso ci arriviamo a piedi via spiaggia e facciamo un giro qua nella Corsica. Nella Corsica dell'ovest. Guarda che bel tramonto. Gente ancora si ferma sulla spiaggia, sono le 8:30 di sera e qua, essendo più ad ovest, fa buio più tardi, quindi siamo, nonostante il fuso orario è lo stesso del fuso orario italiano, comunque fa buio più tardi e quindi alle 8:30 ancora si sta in spiaggia e si gioca. E dietro i monti, questa è la Corsica.